Ciao a tutti, sono sempre Claire. Nella scorsa puntata ho trattato di come le cronache del ghiaccio e del fuoco, le casate Stark e Targaryen rappresentino rispettivamente gli elementi del ghiaccio e del fuoco a cui si riferisce il titolo dell'opera e di come dal binomio ghiaccio e fuoco possa essere ricavata una serie di altre coppie di concetti opposti riferibili ai due elementi di partenza. Il titolo originale dell'opera non menziona soltanto ghiaccio e fuoco, ma anche una canzone che li dovrebbe riguardare, appunto A Song of Ice and Fire, la canzone del ghiaccio e del fuoco. Nella Grecia antica, in un'epoca precedente all'invenzione della scrittura, la cultura era diffusa e tramandata oralmente da cantori con una memoria eccezionale, gli Aedi. La canzone di cui parla Martin potrebbe dunque significare conoscenza, sapere, cultura, coscienza collettiva delle forze che nelle loro svariate declinazioni governano il mondo. E non solo il mondo fantasy di cui stiamo parlando, ma anche il nostro. Non ha forse vissuto anche la nostra civiltà, intesa come civiltà europea, grandi epoche di sintesi, di sincretismo, due importanti culture che vigevano in precedenza in modo autonomo? La più importante di queste epoche fondamentali per la costituzione della società moderna è probabilmente quella in cui il mondo classico greco-latino si è incontrato con quello barbarico-nordico, dando luogo al primo abbozzo degli stati europei, come li conosciamo oggi durante il Medioevo. Non a caso la fase storica reale a cui è più direttamente assimilabile il contesto in cui si svolge la nostra storia. Notevoli sono infatti le analogie tra Impero Romano e Impero Valdiano. Entrambi hanno un'economia basata sullo schiavismo, entrambi hanno il nucleo focale del loro territorio in una penisola, entrambi si espandono poi su un intero continente assoggettando decine di popolazioni, entrambi hanno armi da guerra praticamente infallibili, entrambi sono dotati di una lingua e una cultura antichissima, entrambi contemplano un ventaglio di divinità ricco e complesso ed entrambi sono soggetti infine ad una caduta. Parimenti risulta spontaneo accostare i primi uomini alle popolazioni barbariche per similitudine negli aspetti culturali, religiosi e storici, ovvero per il fatto che i loro discendenti siano stati condotti sotto il dominio degli eredi principali dell'impero valiriano, i Targaryen. A questo punto è legittima una domanda. Nel corso della saga si fa mai riferimento al titolo per intero, la canzone del ghiaccio e del fuoco, e non solo al ghiaccio e al fuoco? Sì, ma una volta sola, nel secondo libro, durante le visioni che Daenerys ha nella Casa degli Eterni a Carth. E a menzionare queste parole è proprio il fratello di Daenerys, il principe Rhaegar Targaryen, riferendosi al figlio appena nato Aegon. Lui è il principe che fu promesso, e sua è la canzone del ghiaccio e del fuoco. Ora, sappiamo che Aegon in realtà morirà non molto tempo dopo quell'evento, durante il saccheggio di Approdo del Re da parte dell'esercito Lannister. Per questo motivo molti lettori ritengono che la dicitura canzone del ghiaccio e del fuoco, riferita ad un ipotetico predestinato, probabilmente ricavata dal testo di un'antica profezia, si riferisca non al secondo, ma al terzo figlio del principe Rhaegar, Jon Snow, il quale rappresenterebbe la canzone del ghiaccio e del fuoco per il fatto di essere discendente sia dalla famiglia Targaryen sia dalla famiglia Stark, in quest'ultimo caso tramite Lyanna. Si presume quindi che queste caratteristiche genetiche diano a Jon la possibilità di utilizzare sia la magia del ghiaccio sia quella del fuoco, al fine di portare un equilibrio, una sintesi tra queste due forze primordiali. Una parte dei fan specula sul fatto che il titolo dell'opera si riferisca interamente a Jon Snow e all'eredità familiare e genetica che rappresenterebbe, anche per l'assonanza tra le parole Song e Son, figlio. Ma a mio parere questa credenza risulta un po' troppo riduttiva a fronte della molteplicità di eventi, trame, riflessioni e contesti che ci sono stati presentati nei romanzi. Ciò che mi sembra più probabile è che Jon sia uno, ma non il solo, dei tanti aspetti della relazione tra ghiaccio e fuoco. Aspetti che includono sia dinamiche più vaste, per esempio la dicotomia draghi e estranei, sia anche e soprattutto dinamiche più intime, quelle dinamiche che rivelano di ogni personaggio la parte di paura e di coraggio, di dubbio e sicurezza, di odio, di amore, di ghiaccio e fuoco. Grazie per avermi seguito fino a questo punto. Se il video vi è piaciuto, mettete un mi piace, commentate e iscrivetevi al canale per tenervi aggiornati su altri contenuti riguardanti le cronache del ghiaccio e del fuoco e in generale il mondo fantasy e fantascientifico nelle sue declinazioni di libri, film, serie TV. A presto!